piace quindi alle donne, questo è. Come te lo spieghi? Cioè, com'è come te lo spieghi? Come abbiamo ricevuto molte telefonate da parte di donne, dicevano perché non è venuto Massimo Troisi la scorsa settimana. Quindi noi desumiamo che tu piaci molto alle donne. Ecco, tu come te lo spieghi? A me è l'ultima cosa che non capisco io. Cioè, tu come te lo spieghi? Che significa? Come per dire tu fai schifo, come ti spieghi questa cosa? No, che piace come ti spieghi il fatto che tu piaccia? Come te lo... come... Ma non me lo spiego, Pippo, è una cosa normale. Uno è uomo, piace alle donne. Se è donna, piace all'uomo. Se è... Cioè, se mi avessi ritta, mi ha ricevuto un sacco di telefonate di cavalli che dicevano, a noi ci, ci piace Troisi. Allora dicessi, ma Pippo, come te lo spiego? Oh. Eh beh, il grandissimo Massimo Troisi, no? Che ancora oggi ci fa veramente, come dire, ridere, ci riempie di gioia, di meraviglia guardare i suoi film, i suoi sketch. Sono trascorsi 30 anni dalla sua scomparsa avvenuta nel 1994, ma come dicevamo il suo ricordo è veramente vivo in tutti quanti noi. E oggi noi lo vogliamo ricordare assieme a suo nipote Stefano Veneruso. Buongiorno, buongiorno. E benvenuto. Grazie, regista e attore. Grazie. Grazie, grazie, grazie a te. Allora, beh, sicuramente definire Massimo è impossibile, perché Massimo è stato un, insomma, regista, attore, comico, un poeta, ma per te, no? Che comunque sei suo nipote, chi è stato veramente Massimo Troisi? Per me Massimo è quello che, insomma, è riuscito a, nella sua semplicità, nella sua... nel suo essere poeta, no? È quello che ha comunicato attraverso i suoi film, attraverso le sue interviste straordinarie e in più è tant'altro, perché io poi dico sempre che lui è il mio autore preferito, nel senso che io come regista proprio per me è un riferimento straordinario proprio. Beh, di tutto. Poi tu che sei riuscito comunque addirittura anche a lavorare con lui, perché tu appunto dicevamo sei un regista e hai iniziato a muovere proprio le tue prime, la tua prima cinepresa te l'ha regalata proprio lui praticamente, sì, no? E in un film che tutti noi non scorderemo mai, perché è un film, un capolavoro veramente italiano, come sappiamo vinse pure l'Oscar, e sto parlando del Postino. Quindi tu durante le riprese del Postino eri lì con la tua videocamera. Con la sua videocamera. Ah, con la sua, ecco, certo. Qui con a la casa sua qualche tempo prima, e lui mi regalò questa videocamera. Quale regalo migliore per, insomma, un giovane che vuole fare questo lavoro, insomma. Tu all'epoca avevi 20 anni? Io ho cominciato a lavorare con lui a 18 anni. E poi ho lavorato per 2-3 anni con lui in produzione e poi mi sono trasferito. L'unico d'accordo era lui, perché tutti dicevano vuoi fare il regista e te ne vai in America. Invece lui capì l'importanza, cioè io ero un po' come il personaggio di Ricomincio da Tre, Gaetano, no? E volevo partire per conoscere, per fare le mie esperienze. Certo. E lui mi appoggiò in questo, poi a un certo punto lo sentii così appassionato a questo romanzo, al telefono ci sentimmo e lui mi disse, arrivò a pagina 10 e decise di fare il film dal romanzo Il Postino di Neruda. Mi disse, questo personaggio sembra cucito addosso a me, Mario Ruoppolo, Il Postino. Certo. Allora, tra l'altro, tu proprio in questi giorni stai portando nei teatri italiani uno spettacolo che è dedicato proprio a tuo zio, cioè a Massimo Troisi, che si intitola Troisi, poeta Massimo, giusto? Giustissimo. Esatto. Che bello anche questa... Sì. Cioè, cosa farai in questo spettacolo? Questo è, cioè, come dire, l'aspetto poetico è una cosa molto molto importante, molto bella di Massimo, no? Perché lui ci metteva poesia e ironia in tutto quello che faceva. Tanto, ne vogliamo guardare un pezzettino? Sì, certo. Vediamo. Grazie. La perdita di mia madre a 18 anni è stata una perdita dura, che ha inciso molto nella mia vita. Al mio cuore malandato, almeno a lui ho messo le ali. Io, padrone di un bel niente, neppure di me stesso. Io ho sempre pensato che i racconti di mio nonno, di mio padre, fossero importanti e formativi quanto i libri non letti. Allora,
possiamo dire insomma che in questo spettacolo veramente c'è la trasposizione, no, in scena dello sguardo proprio che Troisi aveva sul mondo. Ma sì, perché per me ovviamente era un po' un mio sogno, no, portare in scena uno spettacolo su Massimo, ed è arrivata questa intuizione, questa idea molto semplice, perché io provavo a scrivere, però mi sentivo osservato da Massimo e non è facile scrivere parlando di Massimo. E invece poi l'intuizione è stata quella di prendere le sue cose che ha detto negli anni 80 e 90, soprattutto alla carta stampata, e quindi quelle tematiche per lui care, l'universo femminile, l'amore, la religione. Guarda, io vorrei leggere, posso, un piccolo passo? È un piccolo brano, sì, però molto significativo dello spettacolo, perché in realtà è una lettura che io faccio, intervallata da queste due cantanti bravissime, e quindi sono dei piccoli capitoli sull'amore, la religione, eccetera, intervallare delle canzoni che ha scritto con la Smorfia, con Enzo De Caro e con Pino Daniele. Quindi è uno spettacolo leggero, un allegro. Un altro grande della musica per cui italiana. Dice, si parte con questa premessa sulla pigrizia, che era proprio una cosa che lo caratterizzava, ma io dico che era una pigrizia molto fertile la sua. E dice, non sono geloso nella vita e non per cultura svedese, ma per pigrizia. La gelosia presuppone forza fisica, i sospetti sono faticosi. Infatti io ho lasciato nei miei rapporti un largo margine al tradimento. Preferisco lasciare che essere lasciato. Non sono così eroico da dire aspetto che mi lasci così soffro io per te. Alla persona che amo dico non chiedermi di essere un eroe, perché io in questo ruolo di maschio sconfitto me ci trovo benissimo. E segue questo pensiero che Massimo ha scritto per Anna Pavignano, con la quale ha vissuto una lunga storia d'amore, e insieme hanno scritto tutti i film diretti e interpretati da Massimo. E dice, volevo scrivere per te, che saccio, una canzone, una poesia. Insomma, qualche cosa tra tutte le cose che penso quando penso a te. Volevo scrivere, tu sei per me, tu me dai, tu, ma quale tu? Tu giuro che per la prima volta, senza nemmeno ci pensare, parlando di te, scrivevo Nuie. Oh, che meraviglia, bravissimo, bravissimo. E Anna, che a proposito ci hai fatto di questo, grazie. Però io ti vorrei, scusami se ti interrompo perché purtroppo siamo in chiusura, vorrei far vedere ancora una volta Massimo Troisi in un suo sketch con Renzo Arbore e Nino Frassica, indietro tutta, vediamo. Sai cantata tu, la cantavi nel film Fontana di Trevi con Frank. Io? Sì. Tu conosci benissimo Frank Sinatra. Com'è Frank Sinatra di persona? Rossano, dai, Rossano. Parlaci, Rossano. Dillo, Rossano. Com'è Frank Sinatra? Su, Rossano. Ma Frank è, cioè, più che altro... Rossano, dici? È americano lui, no? Come sì, sì. Cosa. Allora parla in maschilista, sì. Lui. Sì. Giusto? Hai visto che lo sai? Abbiamo fatto... Non lo conosci a Frank. Ma lo conosci? Stranger in the Night. Hai fatto anche tre soldi nella fontana con lui. Ma a me guardi che io ma perché ti dispiace? Non mi dispiace, ma mi porta dei fastidi. Perché? Quello è un attore. Scusa, innanzitutto è tu sei per tu. Per carità, ma io ci lasciato molti vestiti miei a casa di Troisi. Sono Rossano Brasci. Come faccio? E non lo so. Io non lo so. No, io, per carità, io voglio credere perché la televisione non... Anzi, cioè pure io mo, allora vuol dire che fino a mo ho sbagliato. Credimi. Ma per esempio a casa mia, ciò dice a casa mia che allora sono stati tanti anni che sono bravi. Eh beh, veramente indimenticabile. Ringraziamo Stefano Veneruso, grazie. Regista e scrittore. Grazie a voi.